E siamo in collegamento con il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, per tracciare un po' il bilancio della situazione nella nostra cittadina. Ben trovato, sindaco, buongiorno. Un caro saluto a te, Raffaella, e a tutti coloro che ci seguono da Cilento Channel. Ecco, ci ricolleghiamo con te per fare un po' il punto della situazione. Ieri hai diramato, insomma, un report per quanto riguarda i contagi in città. Ci sono 35 persone in isolamento e quindi positive al Covid, ma anche 30 cittadini guariti fortunatamente. E dunque, insomma, vogliamo capire un po' come sta procedendo. Ma è facile la lettura dei dati, nel senso che, come avete potuto notare, il Comune di Agropoli è riuscito a mantenere una costanza dell'incremento dei numeri dei positivi e siamo stati sempre tra 20, 30, 35 e grazie a un lavoro coordinato con le forze di polizia, con l'ASL, la nostra attenzione e devo dire anche con la disponibilità da parte dei cittadini. Fortunatamente, il numero non si è incrementato più di tanto. Voi avete certamente contezza di altri comuni, il caso per esempio del comune di Eboli a due passi da qua che ha superato i 400 casi in città, ma se notate un po' la cartina della provincia di Salerno, sostanzialmente il nord della provincia ha numeri molto molto grandi. Fortunatamente il Cilento in un certo qual modo è riuscito a mantenere dei numeri più bassi. E Agropoli, che è il comune più grande del Cilento, è riuscito a conservare comunque numeri, diciamo, ragionevoli. L'obiettivo è continuare in questa direzione e cercare, insomma, di contenere al massimo il contagio. E quindi, atteso che il lavoro fatto fino ad ora ha prodotto buoni risultati, ma che comunque è necessario incrementare delle iniziative. Quella di oggi, per esempio, è l'ordinanza che ho appena firmato per fermare il mercato settimana del giovedì. Lì non eravamo più in condizione di controllare in maniera compiuta gli accessi, non potevamo più essere certi dell'organizzazione per evitare assembramenti. È evidente che poi gli operatori vengono, come sapete, dal napoletano soprattutto, dove i casi effettivamente sono molto numerosi, quindi per tutte queste motivazioni e per altro che abbiamo scritto in ordinanza, abbiamo fermato il mercato settimanale. Questo vuole essere, come dire, anche un avviso alla cittadinanza di alzare ancora di più il livello di guardia e insomma è il primo segnale. Come sai, Raffaella, come ho comunicato, stiamo anche facendo un monitoraggio costante dei punti sensibili della nostra città, quindi stiamo parlando certamente del lungomare San Marco, certamente del centro cittadino, quindi Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Piazza delle Mercanzie, i luoghi, diciamo, di maggiore frequentazione dei nostri cittadini e il porto turistico. È evidente che i risultati, come vi ho aggiornato, cerco di aggiornarvi in maniera quotidiana, ci sono stati anche dei riscontri negativi, come sapete, abbiamo avuto dei problemi al porto, abbiamo avuto dei problemi in piazzetta della Repubblica, quindi ci sono stati dei problemi di assembramenti. È chiaro che stiamo cercando di avvertire tutti di comportarsi in un certo modo. Se dovessi rendermi conto, se dovessimo renderci conto, in collaborazione naturalmente con i carabinieri, con la quale c'è un'ottima e costante collaborazione, comandante della Polizia Municipale, ci dovessimo rendere conto che i nostri avvertimenti, la nostra presenza è insufficiente. Provvederemo eventualmente con altre ordinanze, eventualmente anche con la chiusura di questi luoghi di passeggio. Quindi veramente ecco, colgo l'occasione insomma, di questa chiacchierata con voi e quindi per vostro tramite con i cittadini insomma, di cercare di stare attenti, di limitare gli assembramenti. Abbiamo notato per la verità molti giovani, specialmente minorenni, che si recano in questi luoghi insomma, per stare insieme. È chiaro ed innegabile che i giovani hanno la voglia, la volontà, insomma, siamo stati tutti quanti ragazzi di voler stare insieme, quindi questo è un piacere che non vogliamo assolutamente togliere, però vogliamo raccomandare a loro, ai genitori, insomma, di
in questo periodo particolare magari di limitare le uscite o comunque se si esce evitare assolutamente assembramenti, evitare insomma il fatto di togliere o abbassare la mascherina, non è questo il momento di abbassare la mascherina, insomma questo non è il momento assolutamente, dobbiamo stare attenti. Quindi veramente questo appello, insomma, mi auguro che arrivi in tutte le case della nostra città e in qualche modo sia raccolto, altrimenti sarò costretto per me ad prendere provvedimenti. È arrivata in serata, nella giornata di ieri, la firma dell'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, per quanto riguarda l'individuazione, delle regioni in, zone arancioni o zona gialla. Ecco, la regione Campania resta in zona gialla. Che cosa ne pensa il sindaco della città di Agropoli di questa decisione, anche in base ai dati epidemiologici, insomma, che ci sono stati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità? Ma innanzitutto voglio dire che voglio aggiornarvi perché c'è stato un passo successivo rispetto all'indicazione del Ministero. Il gruppo di lavoro in regione che coordina, come sapete, supporta le attività del governatore, ha deciso correttamente, noi abbiamo dei rappresentanti di quel comitato, degli amministratori, quindi un rappresentante dei piccoli comuni, un rappresentante dei comuni grandi della regione Campania e della provincia di Salerno anche in particolare, i quali ci hanno fatto sapere su nostra, diciamo, indicazione di cercare di utilizzare un criterio diverso, cioè prendiamo i dati e i parametri che sono stati utilizzati per stabilire la pericolosità regione per regione, quindi i parametri che hanno portato a decidere che la Lombardia diventi rossa, che la Toscana diventi arancione o che la Campania rimanga gialla. Okay? Allora, qui i dati di riferimento evidentemente devono essere applicati, questa è la novità, comune per comune. Quindi cercheremo in qualche modo di farci parte diligente, prendere quei riferimenti e applicarli non alla regione Campania, perché magari nella media, come dire, ci sono casi, diciamo, gravi e casi meno gravi, quando vai a fare la media si abbassa tutto. Okay? Abbiamo cercato di applicare, credo, il criterio corretto, quei parametri di riferimento al singolo comune. E quindi potrà capitare, che so io, ora faccio un esempio, ma saranno poi, come dire, i confronti e l'applicazione di questi parametri che decreterà. Per esempio, in questo momento nella provincia di Salerno sappiamo che il comune con maggior numero di positivi è Eboli, che ha superato, sapete, i 400 casi. Magari potrebbe essere che applicando quei parametri al comune di Eboli, magari il comune di Eboli diventa un comune da zona arancione o da zona rossa, applicando quei criteri, per esempio, al comune di Agropoli, magari si determina il fatto che Agropoli rimane zona gialla o addirittura una zona di meno pericolosità. E mi sembra un criterio corretto. Cioè, atteso quindi che la regione Campania rimane zona gialla, l'applicazione di questi criteri comuni per comuni potrebbe determinare una diversa situazione per diverse aree territoriali, che è un po' forse la soluzione migliore che poteva essere applicata anche in passato. Abbiamo fatto il caso del comune di Eboli, potremmo fare il caso del comune di Napoli, sono insomma comuni del napoletano che hanno una percentuale di positivi molto elevata, magari quelli potrebbero in qualche modo avere un provvedimento più restrittivo, mentre altri comuni potrebbero avere dei provvedimenti diversi. Questo è il passo in avanti che abbiamo cercato di fare come amministratori per non rimanere legati soltanto alla questione di carattere generale. Mi sembra che sia un passo corretto e mi sembra che sia un modo giusto di affrontare il problema. Sindaco, ritornando alle persone che purtroppo hanno contratto il coronavirus, com'è lo stato di salute attuale? Ecco, di queste 35 persone ci sono ospedalizzati, persone insomma, con febbre o con lievi sintomi o addirittura asintomatiche, perché da diverse insomma, voci che si susseguono anche in città c'è l'esigenza di capire anche il loro stato di salute. Non so se è possibile fare questo aggiornamento anche per rasserenare un po' gli animi. Sì, certamente, parliamo di tutto, visto che ci troviamo a discutere, quindi mi fa piacere, come sapete, cercare di chiarire anche dei dubbi e delle perplessità. Per quel che riguarda la questione delle condizioni di salute, è evidente che
Questo dato che vi do in questo momento è un dato aggiornato a ieri, ma è un dato nostro malgrado comunque in evoluzione. Noi abbiamo avuto, diciamo, per dare un dato percentuale, circa il 10%, cioè ogni 10 casi, uno di questi casi è risultato la necessità di dover procedere all'ospedalizzazione. Quindi stiamo parlando in questo momento di 3-4 casi sui 35 che hanno avuto necessità di andare in ospedale. I luoghi dove sono stati ricoverati, naturalmente l'ospedale di Agropoli, ma anche a Vallo e a Eboli. In questo momento sono questi tre ospedali che sono stati utilizzati per ricoverare i pazienti, insomma, Covid. Fortunatamente, che io sappia, al momento, per quanto siano quattro, mi pare, i ricoveri, nessuno di questi è un ricovero da sala di rianimazione, cioè nessuno di queste persone è intubato, fortunatamente. Ognuno di loro ha necessità di un supporto nella respirazione. Sapete che un problema di questo tipo di malattia è che attaccando l'apparato respiratorio e quindi facendo, per dire, venire meno il respiro, si crea anche un problema di ansia, perché ognuno di noi, quando comincia a respirare in maniera più difficoltosa, oltre all'oggettivo problema, uno va anche in ansia, si comincia a preoccupare, perché quando manca il respiro, insomma, è evidente che la situazione personale diventa più drammatica, quindi è necessario un aiuto per la respirazione, anche per tranquillizzare la persona, per non farlo stare veramente in uno stato di agitazione eccessiva. Quindi ecco i casi dei ricoveri, quindi certamente una necessità, certamente uno stato fibrillevato, certamente un problema di respirazione e anche un problema psicologico adesso collegato, ma fortunatamente, almeno quello che sono i riscontri che ho fino ad oggi, nessuna persona è stata intubata e questo naturalmente ci rasserena. Il restante dei casi, abbiamo avuto segnalazioni anche dei medici curanti, insomma, di comunque febbre, di comunque spossatezza, comunque insomma, le persone sono state comunque a letto e hanno dovuto seguire le cure che sono previste in questo caso. Gli asintomatici totali ci sono anche stati, però naturalmente più passa il tempo, più il virus sembra incrementare la propria forza, quindi se prima gli asintomatici erano tutti quanti asintomatici, oggi abbiamo un quadro in cui sono gli asintomatici, quindi coloro le persone che hanno preso il virus ma che non ne hanno proprio sentito gli effetti. Abbiamo una situazione, insomma, di persone che sono rimaste a casa con la febbre, con i dolori, insomma, quindi con un po' di difficoltà, e abbiamo anche una percentuale, come ho detto prima, di persone con necessità di ospedalizzazione. Questo è un po' il quadro della situazione, che naturalmente è in evoluzione, ma ci auguriamo che non porti mai a nessuno a avere necessità della sala di rianimazione. Perfetto, Sindaco. Nonostante però questa situazione attuale che riguarda appunto la città di Agropoli, si continua a lavorare come ente comunale. Ecco, possiamo fare anche un aggiornamento sulla vostra attività amministrativa proprio per la città di Agropoli, così da aggiornare anche i telespettatori di Cilento Channel sul lavoro dell'amministrazione Coppola. Sì, volevo un attimo giustamente anche aggiornarvi però della questione dell'ospedale, perché ci sono diciamo, lavori in corso, come sapete, e quindi abbiamo di qui a poco anche l'attivazione definitiva del nostro laboratorio analisi, che sapete è stato attrezzato ora in maniera tale da poter realizzare i tamponi in maniera compiuta. Si parla da un numero di 300 tamponi al giorno, quindi un laboratorio che sta completando la formazione, credo la sia completata la formazione, stiamo aspettando l'arrivo dei reagenti per cominciare questa attività. Questo sicuramente sarà di sollievo per gli altri laboratori analisi. Come sapete, ormai il numero dei laboratori, oltre a quelli naturalmente pubblici, sono anche quelli privati che stanno dando il loro contributo, però certamente l'arrivo del laboratorio in città ad Agropoli aiuterà tantissimo, sia di sollievo, ripeto, alle altre strutture, ma soprattutto per accelerare il numero dei tamponi, perché sapete, è sempre importante avere
la possibilità di avere nel più breve tempo possibile i risultati. Quindi una prima notizia positiva che si sta concretizzando. E poi, come sapete, si sta lavorando anche per incrementare i posti letto del Covid Hospital, sta lavorando per incrementare almeno di 10 posti in questa fase. Io credo che i lavori sono praticamente terminati, quindi credo che veramente nel giro di pochissimi giorni avremo anche l'incremento dei posti letto, e questo certamente è un'altra notizia positiva che, come detto prima, sarà di sollievo agli altri ospedali e certamente di evitare, perché l'obiettivo che abbiamo nella mente è quello di evitare l'attesa nelle ambulanze di pazienti. So, potremmo tranquillamente trovarci noi in questa condizione, quindi non vogliamo che nessuno dei nostri cittadini, dei nostri cari, delle persone che stanno in città o nei paesi limitrofi dovesse trovarsi nelle condizioni, come vediamo purtroppo negli aggiornamenti televisivi, di ambulanze e di persone che devono attendere l'ingresso in ospedale dell'ambulanza. Quindi il numero dei posti deve essere incrementato, e questo lo si farà di qua a breve. Quindi queste due notizie, insomma, in qualche modo ci rassicurano, fermo restando che noi dovremo continuare a lavorare su questo aspetto. E poi vengo alla tua domanda. Insomma, noi abbiamo approvato il bilancio di previsione, come sapete, il 30, l'abbiamo approvato con grande ritardo a causa proprio della questione del Covid. Diciamo che, nostro malgrado, l'anno 2020 se n'è andato così, se n'è andato senza purtroppo tante cose che potevamo fare, e l'approvazione in ritardo così del bilancio è un segnale, insomma, della difficoltà che l'ente, ma tutti i comuni, quindi, hanno avuto in questo periodo. Quindi certamente tante cose sono state rimandate, ma non si sono fermate. È evidente che noi stiamo lavorando. Immediatamente dopo che abbiamo terminato il bilancio di previsione, abbiamo riaperto i rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti per implementare le opere più importanti, e vi diremo da qui a poco, appena avremo completato il ragionamento, quali sono le opere che cominceranno l'anno prossimo. Per intanto posso dirvi che cominceranno i lavori al Campo Pulito, dove siamo nella fase, insomma, di espletamento della gara. La rotonda davanti all'ospedale, anche quella comincerà da qui a poco. Siamo pronti per cominciare i lavori del Palazzetto dello Sport, e siamo pronti finalmente per cominciare i lavori degli asfalti in città che a causa del Covid abbiamo dovuto rimandare. Abbiamo già cominciato, avete visto, alcune vie cittadine, via Taverna ed altre, insomma. Abbiamo cominciato gli asfalti, sono asfalti però collegati ad appalti già in corso, con quelli della separazione delle acque bianche e delle acque nere. Ecco, era loro compito in qualche modo asfaltare dove erano stati fatti i lavori, e ora cominceremo anche i lavori, insomma, nostri, e i 500.000 euro promessi per rendere più sicura la rete cittadina. Queste sono le cose che nell'immediato abbiamo deciso di realizzare. Ci sono altri progetti in corso. Io, diciamo, all'inizio dell'anno, nel mio messaggio inaugurale, nostro malgrado, non sapevo quello che sarebbe successo, ho annunciato un'opera a cui tengo tantissimo, cioè la riorganizzazione e ristrutturazione del nostro parco pubblico. Con qualche mese di ritardo, finalmente siamo all'approvazione del progetto esecutivo, e abbiamo già finanziato l'opera. Quindi mi auguro, diciamo, proprio all'inizio dell'anno, di cominciare a mettere la prima pietra di questo lavoro, che lo ritengo molto importante. Un luogo di aggregazione come il nostro parco, di nuovo vivo, sarà certamente un nuovo cuore pulsante della città, sperando naturalmente che ci si potrà incontrare. Noi lavoriamo nell'idea che questa condizione particolare possa terminare e possiamo nuovamente incontrarci liberamente. Quindi, con questa prospettiva, questi lavori verranno iniziati da qui a poco. Questa è davvero una bella notizia, Sindaco, anche perché i residenti un po' della zona dove c'è appunto il parco pubblico, ecco, hanno più volte lamentato, denunciato, insomma, eventi spiacevoli proprio all'interno della villa comunale. Dunque ci auguriamo che tutto possa risolversi al meglio e dare un assetto, insomma, più degno ad un posto di aggregazione dove soprattutto i più piccoli, insomma, riescono a socializzare. Noi ti ringraziamo, Sindaco. Anche perché, giusto, completo, perdonami, Prego, cioè, sì. completiamo i ragionamenti. In effetti, il parco e la fornace, quello era un altro impegno che in qualche modo abbiamo rimandato. Noi abbiamo preparato internamente la fornace
Siamo pronti, insomma, anche per aprire finalmente le attività della fornace a 360 gradi. E in questa logica, immaginate, i lavori del parco avranno un'integrazione tra la fornace come luogo di interesse culturale e il parco come momento di aggregazione, momento ludico. Sarà un tutt'uno in quell'area e quindi ci sarà la possibilità di vivere. Insomma, ripeto, una nuova centralità della nostra città posizionata in questa area. Poi ad essa, se aggiungiamo il progetto per il prossimo anno dell'Arena, che ha funzionato così bene quest'anno, avremo quindi una location dove avremo quindi possibilità di dedicarci ad eventi alla cultura, eventi ludici, eventi di incontri come concerti e quant'altro. Proprio in quell'area che è dotata di parcheggi tutti di standard per poter vivere diversamente la nostra estate, e ci auguriamo veramente che tutto questo possa determinarsi. La parte noi, la parte nostra, la metteremo, noi saremo pronti per l'estate. Ci auguriamo che le notizie che riguardano il vaccino e quant'altro ci diano l'ok per poterla vivere veramente in serenità. Perfetto, sindaco, grazie e speriamo di risentirci per ulteriori notizie positive e fare insomma sempre il punto della situazione. Grazie ancora. Grazie a voi.